Fornasetti è un'anomalia un po' in tutti i sensi, perché è design e non è design, è un brand, non è un brand, è un atelier fondamentalmente dove si fanno delle cose, però è anche qualcosa di più. Adesso addirittura sta diventando editore, non solo di libri, ma anche editore musicale, teatrale e di varie altre cose. L'eredità che ho avuto da mio padre, ho cercato di portarla avanti e tuttora la porto avanti, con chiaramente degli adattamenti al corso della storia, dell'attualità, con l'utilizzo delle tecnologie che ci sono fornite dal cosiddetto progresso, con molta attenzione a non fare un uso perverso delle tecnologie, di non diventarne vittime. Amo definire il mio e il nostro, perché comunque sempre si lavora in gruppo, siamo un team, slow design. Mi piace questa definizione che non ho inventato io, o meglio, ho modificato prendendo spunto da slow food. Io mi ritrovo a lavorare praticamente al 90% con un archivio ricchissimo lasciatomi da mio padre, che continua comunque a vivere, a essere arricchito di immagini. E sono immagini non necessariamente disegnate da mano di mio padre. Molte lo sono, molte no. Sono immagini che mio padre prendeva, rubava, predava dalla storia e dalla sua contemporaneità. Lui aveva una grandissima biblioteca che ha accumulato negli anni e amava strappare le pagine, ritagliare immagini che poi classificava in raccoglitori. All'epoca non c'erano i file cosiddetti, però c'erano dei raccoglitori che divideva in vari temi, classificava, e quando poi doveva fare un tavolo o un piatto, voleva il tema della mano, andava nel classificatore mani, trovava centinaia di mani che aveva raccolto da 1000 documenti storici e con i suoi disegnatori ridisegnavano, copiavano, fotocopiavano con differenti metodi e tecniche, rivitalizzavano questa mano in accordo alla forma dell'oggetto su cui doveva essere posizionata. La tecnica era una tecnica molto particolare che lui aveva inventato, che venne definito per un periodo il segreto di Fornasetti, che mio padre poi, quando gli chiedevano qual era il suo segreto, rideva e diceva l'immaginazione, fondamentalmente. Poi nella realtà c'erano i mille segreti, trucchi artigianali che si tramandano, che si acquistano con l'esperienza. L'ispirazione è un qualcosa che non arriva stando sotto la quercia in campagna, appisolati, a contemplare la natura. Non ti casca, cioè, a volte può anche capitare, per carità, dei momenti, dei flash che ti viene un'idea e poi vuoi correre a svilupparla, a metterla in pratica, però sono rari, sono piccole magie. L'ispirazione viene quasi sempre lavorando, e avendo un archivio ricchissimo di immagini, questo è un metodo che spesso amo seguire. Negli ultimi anni, lavorando anche con altri nello studio, è interessantissimo anche il confronto, cioè cominciare magari da uno stimolo dato da un'immagine ritrovata in archivio e vedere come altri l'hanno interpretata e poi confrontarsi e trovare la soluzione ideale. La casa in cui vivo è sì una casa, un'abitazione, un posto dove
Praticamente sono nato e ho vissuto la maggior parte della mia vita, però non è solo una casa, è lo studio creativo, l'archivio, è un po' una galleria, è un posto di incontro di persone, sempre di più, è un posto dove si fanno delle feste, è un posto dove si incontrano altri creativi di altre specie, di altri generi. Ultimamente c'è una frequenza abbastanza cadenzata di poeti, però qui nasce un movimento cerebrale più che altro, da cui poi partono altre iniziative. Comunque è interessante questo laboratorio, per cui sia vero che questa casa è un manifesto sia estetico, di immagini che concettuale. Ci sono vari angoli nella casa che io amo, dipende dalla situazione, dal momento. Chiaramente c'è d'estate, c'è il giardino che amo frequentare, che amo vivere e curare in maniera slow, appunto in maniera lenta. È come una tavolozza, è come una tela di un pittore su cui si può intervenire, ti insegna a rispettare i ritmi della natura. Non è che tu metti un seme e subito vedi poi che colore è, che forma ha. Ci vuole il suo tempo e tutte queste fasi hanno il loro tempo ed è un insegnamento che dovremmo imparare di più, o perlomeno constatare, tenere monitorato. Poi ci sono altri ambienti nella casa, c'è la sala della musica che ho allargato ultimamente, che è la mia grande passione. La musica non la pratico direttamente, ma l'ascolto, la faccio ascoltare. Poi ci sono, vabbè, c'è la biblioteca dove magari si consultano i volumi o i faldoni con le immagini. C'è la situazione di relax, di letto, che amo molto. Io ho sempre amato molto dormire, sono un pigro di natura. Siccome mio padre mi stimolava sempre, lui era uno iperattivo, io ero pigrissimo, mi alzavo tardi, eccetera. Quasi per vendetta mi ha lasciato questo fardello, questa eredità lavorativa molto impegnativa a cui mi sono appassionato e per cui ho dovuto la pigrizia in un certo senso metterla da parte. Gli stili di vita evolvono in maniera diversa. Fondamentalmente c'è stato un periodo di maggiore apertura all'esterno, cioè la gente viveva meno la casa e amava di più uscire. Dipende anche dai periodi, no? Adesso per esempio stiamo andando incontro a un periodo di ritorno alla casa, all'interno della casa, perché il potere con la paura cerca di governarci, di controllarci e questo fenomeno produce il fatto di andare meno in giro perché c'è la paura e allora ritorna a essere curato di più l'ambiente interno della casa dove si vive. Internet, ha dato un diverso approccio alla socializzazione, molto asettico, molto distante. Io avevo fatto un mobile, l'ho chiamato il Trumeau, anche un mobile fine millennio che conteneva tutte le tecnologie. Voleva essere una attualizzazione di quello che era il vecchio buffet che si teneva nella sala pranzo, che in Italia in particolare aveva un suo significato, poi come di totem contenitore degli strumenti della tavola, e la tavola era un punto di socializzazione molto importante dove si trovava la famiglia e anche elementi esterni alla famiglia che magari nel fine settimana o nelle sere si incontravano e avveniva la socializzazione. Oggi questo si è molto perso, la socializzazione avviene attraverso internet, attraverso questo mezzo solitario che ti dà l'illusione forse di socializzare, non c'è più un contatto diretto.
Prediligo sempre le ultime cose che faccio, quelle che abbiamo fatto in passato, a volte mi hanno anche stufato, a volte non le sopporto più, a volte le rivaluto. Non c'è una regola sui momenti di amore e di odio verso gli oggetti. Da buon feticista, sono un feticista sull'oggetto. Molto esteso, a volte amo cose anche che non ho fatto, cose di altri, sono molto volubile. Tra l'altro mi sono anche un po' stufato di fare oggetti, mi piace fare oggetti di grande qualità che non contribuiscano alla superofferta degli oggetti, credo che gli oggetti devono durare nel tempo, non diventare mai spazzatura, devono rivalutarsi, non devono mai invecchiare o devono invecchiare bene assumendo una bella patina. E proprio perché comunque eticamente sono per non aumentare la quantità dell'oggetto, offerta commerciale, ho cercato di utilizzare la decorazione, perché poi Fornasetti essenzialmente è decorazione più che design, in altri settori. Per esempio adesso stiamo producendo un'opera lirica, che è stato anche difficile far capire a istituzioni tipo la Triennale che può essere design anche un'opera lirica, per cui la rappresenteremo proprio al Teatro dell'Arte in Triennale, ed è una maniera diversa di proporre la decorazione senza l'utilizzo del materiale, dell'oggetto commerciale.